mia opera è stata rivista e tra virgolette corretta, dandogli un significato diciamo legato alle pulsioni, quelle più primordiali, quelle più antiche, come ad esempio le pulsioni sessuali, l'eros, le passioni, e quindi ogni carta è stata rivista sotto quest'ottica e il risultato spero che piaccia. La papessa, l'imperatrice, la temperanza, il mondo e tutti gli altri arcani maggiori rivisitati in una nuova ed insolita veste. Sono infatti i tarocchi i protagonisti della personale di Milo in esposizione al chiostro della biblioteca di Arezzo. Ho reinterpretato tutte le carte assegnando loro un significato diverso, chiaramente questo significato è la mia personalissima interpretazione, che in questo caso è stata stimolata da tutta una serie di riflessioni mie, che hanno voluto, per così dire, ridare a queste carte una veste diversa. La veste è quella di un contrasto, o meglio, di cercare di stimolare poi chi guarderà le opere a ricercare quel contrasto tra sentimento e ragione. Il tema degli arcani è un tema antichissimo e spesso interpretato da artisti anche nel passato attraverso varie chiavi di lettura. L'intenzione di Milo è quella di un'evoluzione intimista nonché spirituale. Ed è molto curioso, no? Osservare come per ciascuno di fronte all'opera stessa ci sia non solo un'interpretazione magari personale diversa, ma anche una reazione emotiva diversa. Ci sono persone, ad esempio, che alcune delle cose che ho fatto non riescono proprio a guardarle e altre persone che invece si divertono e sono profondamente stimolate. Quindi anche da lì si legge il livello di ciascuno, a livello emotivo soprattutto. Le opere resteranno esposte sino a venerdì 4 novembre. L'ingresso alla mostra è gratuito.